Preside Maria Pia Di Carlo, allora quali misure avete adottato per garantire la sicurezza anti-Covid? Per quanto riguarda tutto ciò che abbiamo posto in essere per le misure anti-Covid, ci siamo riferiti naturalmente alla normativa ministeriale, alla normativa dell'INAIL, alla normativa del CTS e dell'Istituto Superiore della Sanità. Questi documenti ci sono stati utili per produrre i nostri regolamenti, i nostri protocolli e vademecum che abbiamo inviato puntualmente a tutta l'utenza. Quindi tutte le famiglie hanno ricevuto queste informazioni pubblicate sul sito, scaricabili e presto comprensive anche del documenti comprensivi anche del patto di corresponsabilità scuola-famiglia che i genitori sono chiamati a sottoscrivere. Ecco, riguardo a questa scuola nello specifico, cioè la scuola Martella, alcuni genitori ci segnalavano la presenza di qualche assembramento forse anche inevitabile vista la strada stretta, no, via Bachelet, e ci chiedevano se è possibile utilizzare questo piazzale la mattina. Naturalmente il nostro piano organizzativo va testato, oggi c'è stato il primo test, la prima verifica, poi dal momento in cui rileviamo alcune imperfezioni sicuramente le miglioreremo e ci adatteremo alle esigenze del contesto. Una misura molto utile abbiamo già visto essere stata quella di differenziare gli ingressi, per cui il cosiddetto assembramento all'esterno è notevolmente ridotto, in quanto i genitori si distribuiscono su più punti dell'edificio scolastico. Vedremo in seguito se sarà possibile, dipende da come si comportano i genitori, dipende dai loro comportamenti, quindi potranno stare all'interno del cortile scolastico se rispetteranno il necessario distanziamento, in quanto io sono responsabile come dirigente dell'intero, non solo dell'interno dell'edificio, ma anche degli spazi esterni recintati. Per cui devo garantire anche nel cortile tutte le misure di protezione anti-Covid. Quindi dipende, se, appunto, come dicevo, da come i genitori si comporteranno. I bambini questa mattina sono stati meravigliosi perché si sono messi in fila, è stata misurata la temperatura, sono stati disciplinati, ordinati, veramente devo sia qui alla Martella che alla secondaria Rossetti. Devo fare complimenti a questi ragazzi perché veramente, ecco, dobbiamo credere in loro. Approfitto per ringraziare ovviamente tutto il personale scolastico, i docenti, i collaboratori scolastici, il DSGA, direttore amministrativo e tutti gli amministrativi perché sono stati semplicemente meravigliosi. Un grazie particolare va al Consiglio d'Istituto che ha sempre seguito con impegno e senso di responsabilità tutte le operazioni per la riapertura. Il Consiglio d'Istituto è un organismo importantissimo che supporta in maniera brillante e competente tutte le nostre attività previste nel PTOF ed in questo caso tutto ciò che abbiamo dovuto organizzare per l'emergenza anti-Covid, quindi a loro veramente, anche a loro va un grazie. Un grazie particolare veramente di cuore all'amministrazione comunale che ha fatto veramente miracoli quest'estate perché ha avviato i lavori di messa a norma antisismica e antincendio nei tre plessi di questo istituto, a Santa Lucia, nella scuola primaria Martella e nella secondaria di primo grado Rossetti, con grande celerità, devo dire, per arrivare poi alla riapertura del 24. E loro hanno notato l'impegno delle imprese e dell'amministrazione comunale veramente profondo, ecco. Quindi un grazie al sindaco Menna, all'assessore Bosco che ci è stata continuamente vicino.